Juventus Roma è diventata una classica del campionato italiano. Oggi la Juventus gioca in casa, ha 3 punti di vantaggio e se vince si porta a 5 punti di vantaggio e praticamente diventa irraggiungibile almeno per tutto il girone d'andata. Le immagini sono dell'inizio del secondo tempo, il punteggio è 0-0. La Roma è partita all'attacco nel primo tempo, ha fatto segnare una notevole superiorità per tutti i primi 25 minuti. Poi la partita si è un po' equilibrata per un ritorno della Juventus. I portieri non sono stati severamente impegnati fino a questo momento, ripetiamo, il risultato è 0-0. Vedete la Juventus che attacca in questa fase iniziale del secondo tempo da destra verso sinistra. È Marocchino che ha la palla, questi è Bredi. Il suo cross è ribattuto dalla difesa, viene in avanti anche Gentile, autore di questo cross, il colpo di testa è di Turone. Prosegue l'azione juventina, Furino aprendo sulla sinistra per Cabrini. Attacco di Cabrini contrastato da Chierico che gli toglie la palla. Poi cerca di proseguire Spinosi che è entrato in campo dopo 3 minuti a sostituire l'infortunato Marangoni. Commette fallo di mano Spinosi cadendo a terra. Ecco il motivo di questo calcio di punizione fischiato da Casarin che dirige l'incontro ed è affidato a Cabrini. Colpo di testa è di Falcao, riprende e cerca di tirare Bredi, poi ancora Furino, autore di questo tiro, deviato da Turone che invano accorre per evitare che la palla esca dal rettangolo di gioco. Era calcio d'angolo, l'ha battuto Marocchino, riceve ancora Marocchino, interviene anche Maggiora. È il faro laterale per questa rimessa in gioco di Cabrini. Il servizio era per Marocchino, ha fermato Chierico. Poi c'è un rinvio di Di Bartolomei di forza. Nella metà campo della Juventus non c'è nessuno in maglia giallorossa, ha ripreso già Scirea. In avanti ancora il capitano Furino con questo lancio in diagonale che si perde in faro laterale. Siamo al 3° minuto del secondo tempo, il punteggio è 0-0. Il rilancio è di Bonetti, Turone, Di Bartolomei. Il passaggio indietro è stato di Pruzzo. Ancora l'apertura di Turone per Nela. Conti verso Pruzzo, esce sui suoi piedi Zoff e sventa la minaccia. Pur apparendo più guardinga del primo tempo, la Roma con questa azione ha dimostrato la buona giornata del suo attacco. Tenta un attacco Virdis, viene strattonato da 2 avversari, va a terra e perde la scarpa. Calcio di punizione in favore della Juventus. Gentile e Bredi sono sulla palla, anche Virdis non appena avrà ultimato l'operazione di rimettere la scarpa. Bredi gli ha toccato corto la palla a Gentile ed ecco Virdis sulla destra, gli va incontro Di Bartolomei. Cross di Virdis è alto e sul fondo. Chierico, uno dei migliori nel primo tempo, eccolo ancora alle prese con Cabrini, Ruzzo, Chierico, cambia gioco Chierico, Nela, Conti che rimette la palla al centro, Brio, Zoff, Brio, entra Falcao e la Roma è in vantaggio. Grossa indecisione della difesa bianconera. Sul cross di Conti, Brio aspettava l'uscita di Zoff, Zoff aspettava il rinvio di Brio. Si è inserito astutamente Falcao e la Roma è in vantaggio. È il 5° minuto del secondo tempo, Juventus 0, Roma 1, ha segnato Falcao.
Rivediamo l'azione. Nela che lancia Conti. Lo scatto di Conti che raggiunge la palla proprio sulla linea bianca. La rimette al centro. Ecco, vedete Brio che aspetta l'uscita di Zoff. Zoff aspetta il rinvio di Brio. Quando si accorgono che sono in ritardo, ne viene fuori un passaggio prezioso per Falcao che porta in vantaggio la Roma. Diamo un'occhiata alle formazioni. La Juventus gioca con Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Marocchino, Bonini, Bettega, Bredi, Virdis. È assente, come vedete, ancora Tardelli. La formazione della Roma, che deve fare a meno di Ancelotti e Scarnecchia, è Tancredi, Spinosi, Nela, Turone, Falcao, Bonetti, Chierico, Di Bartolomei, Pruzzo, Maggiora, Conti. Ripetiamo, questa è la formazione che si è delineata dal quarto minuto del primo tempo, quando è uscito Marangon per infortunio ed è stato sostituito da Spinosi. Nela è passato a sinistra e Spinosi gioca terzino d'ala destro. La partita è diretta da Casarin con l'aiuto di Lavetti e Martina. Sono presenti 35.000 spettatori, non c'è il pienone al comunale di Torino. Evidentemente i tifosi della Mole hanno diviso i loro entusiasmi fra Juventus e Roma e Juventus Anderlecht, che si giocherà su questo terreno mercoledì prossimo. Era stato prima colto in fuorigioco Pruzzo, adesso è stato colto in fuorigioco Marocchino. Siamo adesso al settimo minuto del secondo tempo, con la Roma in vantaggio per 1-0. Da Turone a Di Bartolomei. Bonetti. Fermato Maggiora. Parte Virdis. Ed è Spinosi che impegna severamente il proprio portiere con un passaggio indietro che era un vero e proprio tiro all'angolino. Calcio d'angolo in favore della Juventus. Dalla bandierina Marocchino. Colpo di testa è stato di Di Bartolomei, ma la palla rimane ancora a Marocchino, che effettua un nuovo cross. Colpo di testa di Virdis e grande parata con colpo di reni di Tancredi, che riceve le congratulazioni di Bonetti e dei suoi compagni. Colpo di testa di Virdis e parata in calcio d'angolo di Tancredi. Gioca leggermente sofferente il portiere della Roma per uno scontro che nel primo tempo ha visto protagonista lui, Di Bartolomei e Brio. Su una palla alta sono intervenuti tutti e tre. Colpo di testa di Turone, ha fermato Di Bartolomei. Poi Di Bartolomei non ha tenuto in campo un pallone che va verso Marocchino, che è fermato da Conti. Si intravede in questo palleggio di Conti l'intenzione della Roma di mantenere il possesso del pallone per difendere il suo vantaggio. C'è stato un fallo di Bonini e stiamo per assistere al conseguente calcio di punizione in favore della Roma. È inquadrato Falcao, l'autore del gol, mentre Spinosi preferisce appoggiare indietro a Turone. Nela, sul suo rilancio il colpo di testa di Gentile ha fermato l'azione della Roma. Bredi ne avvia una della Juventus su Furino. Il lancio a Virdis è fermato da Nela. Poi rimane a terra Nela, si scontra Maggiora, la palla rimane agli juventini, precisamente a Virdis. In verticale Virdis a favorire un'azione di Bettega, ma la palla è molto lunga e se ne impossessa Tancredi. Spinosi, Chierico. Vera spina nel fianco, nella difesa dei bianconeri, Chierico. Fallo di Brio su Pruzzo e calcio di punizione in favore della Roma, mentre vedete Fanna che sta per entrare in campo, il numero 7, agitato dalla panchina, ci dice che uscirà.
marocchino. Questo avviene al decimo minuto del secondo tempo. Ecco lo scambio fra i due, Fanna in campo al posto di Marocchino, una sostituzione per parte fino a questo momento. Spinosi è entrato dopo 4 minuti all'inizio del primo tempo a sostituire Marangon, ora è uscito Marocchino. Il calcio di punizione è di Bartolomei. C'è la deviazione di Cabrini in faro laterale, la rimessa in gioco è della Roma. Di Bartolomei, Chierico. Lotta con Cabrini, fallo di Chierico, calcio di punizione in favore della Juventus. Scirea. Contro uno su Bettega, batte rapidamente il calcio di punizione la Juventus, ecco Fanna che gioca il suo primo pallone. Prosegue Furino, servizio per Bredi, Scirea, difende la palla Scirea, lancia Cabrini sul quale gioca in questa fase in posizione difensiva Chierico. Cabrini indietro per Virdis. C'è un fallo di Pruzzo ai danni di Virdis e il calcio di punizione in favore della Juventus. Non Bonini ma Bredi batte questo calcio di punizione facendo avanzare Scirea. Apre Scirea su Fanna, fermato da Nela con l'aiuto di Conti che ora è in possesso della palla. Maggiora. Fallo di Furino su Maggiora, calcio di punizione in favore della Roma. Ha battuto Falcao, colpo di testa di Brio, ma l'arbitro ha fermato il gioco perché Pruzzo ha fatto da ponte allo stopper bianconero. E sono 13 minuti di gioco nel secondo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0. Dopo essere passata in vantaggio, la Roma ha subito un ritorno da parte della Juventus che ha fruttato un bel colpo di testa di Virdis che ha chiamato Tancredi alla parata più difficile della giornata fino a questo momento. Insiste la Juventus adesso con Furino. La Juventus aveva dato l'impressione di adattarsi quasi al pareggio, che d'altra parte con i punti di vantaggio che vanta in classifica poteva essere sufficiente. Ora stenta a riprendere in mano la partita, anche perché la Roma manovra molto bene. Il colpo di tacco di Maggiora che lancia Conti, interviene Brio a spazzare l'area di rigore, il colpo di testa di Turone, il passaggio indietro di Di Bartolomei. Avviato il gioco da Turone verso Spinosi, l'ex di questa partita, scatta Pruzzo per mantenere la palla in campo, finisce per servire Cabrini, poi sullo slancio va a terra, libera Cabrini ma serve inavvertitamente Falcao. Va in avanti Falcao, studia la situazione, un cross, colpo di testa e di Pruzzo, senza difficoltà l'intervento di Zoff. Si soffre sulla panchina della Roma, avete visto uno scorcio di Lidolm, mancano 30 minuti alla fine. È Scirea che va in avanti sulla destra, Fanna, superato Conti, tocca Nela, ma tocca anche Fanna e per ultimo, e quindi non c'è calcio d'angolo come voleva la Juventus, ma rimessa dal fondo.
È stata di Turone il colpo di testa di Gentile. Nela esita troppo e consente a Fanna di impossessarsi della palla. Poi rinvia Nela, Conti, Falcao, Pruzzo, Falcao. Il lancio era verso Turone che si era sganciato sulla destra. Palleggi eleganti di Falcao, sulla sinistra va Conti e c'è un fallo di Gentile. Secondo Casarin, Gentile ha spinto alle spalle l'avversario che batte questo calcio di punizione a servire Di Bartolomei. Prosegue l'azione di Bartolomei per Chierico, entra Spinosi in gioco pericoloso su Virdis, calcio di punizione in favore della Juventus. L'ha battuto Cabrini, Bredi. Va Scirea sulla destra e riceve. Tocca Falcao, ma con un colpo di testa Bonini gli toglie la palla. Bredi. Il cross di Bredi. Tenta il colpo di tacco Virdis. Ma è Chierico ancora una volta che va a prendersi un pallone nella propria area di rigore e lo risospinge verso la metà campo. Ha scambiato con Spinosi, ma il colpo di testa di Cabrini gli toglie la palla. Poi interviene Bettega irregolarmente su Di Bartolomei, calcio di punizione in favore della Roma. Di Bartolomei a Chierico. In lotta con Cabrini, con Bettega. Riesce a superare i due, ma va a terra. Ha rinviato Furino, porta la palla in avanti Virdis. Deviazione di Falcao, di Spinosi, Tancredi. Falcao, ancora indietro in azione di alleggerimento. Adesso l'azione della Roma in difesa del vantaggio si è un po' involuta. Comunque la partita è stata notevolmente interessante sul piano tecnico per tutto il primo tempo, con due squadre che hanno pensato a costruire gioco più che a difendere e a distruggere quello degli avversari. Maggiora Conti, lunghissimo lancio di Conti con Lidolm osservatore, il passaggio in avanti di Bartolomei ha liberato Scirea, riporta in avanti la palla Bonini. Si allunga la palla a Fanna, avanti a lui c'è Turone, che anche lui impegna con un passaggio indietro molto forte il proprio portiere. Nela non ha sbocchi la sua azione, allora fa carambolare la palla sulle gambe di Bredi. E quindi il fallo laterale è della Roma. Gentile, Bonini, Cabrini, Bonini, la palla in area. Disimpegno è di Spinosi, il passaggio in avanti di Chierico, ma Scirea ha anticipato Pruzzo. Ancora Spinosi libera, Falcao stava per saltare Bonini, ma questi lo ferma, il calcio di punizione in favore della Roma. Un'azione difensiva dei giallorossi che però ancora una volta effettuano un disimpegno ordinato con Conti, Pruzzo in lotta con Brio, non si intende con Conti, Brio, Gentile, laterale causato da Conti, sembrava un calcio di punizione in favore della Juventus, così non ha deciso Casarin.
Bredi manda in avanti Furino, Bettega, cross di Furino, colpo di testa di Bonetti, di Falcao, poi c'è il tiro di Bredi, centrale parato da Tancredi. Il tiro di Bredi dopo 21 minuti del secondo tempo, con la Roma in vantaggio per 1-0. Sul rilancio di Tancredi abbiamo visto Brio superare di testa Pruzzo, il rilancio in avanti di Gentile, che però è in faro laterale. La rimessa in gioco di Spinosi, Bonetti, Maggiora, Falcao, Spinosi, lancio su Spinosi da parte di Chierico, il cross di Chierico sfiorato da Scirea, allontanato da Brio, colpo di testa di Bredi, ha scambiato con Bettega, Bettega riceve ancora, Furino ha allungato la traiettoria della palla di Bartolomei, consentendo questo contropiede di Nela, che lancia sulla destra verso Chierico. Chierico mantiene bene il possesso della palla. Chierico poi da diagonale, da posizione diagonale, va a cercare l'angolino dalla parte opposta, sbaglia a calibrare il pallone, con un gesto avete visto chiede quasi scusa ai propri compagni. Riparte ancora la Juventus, è Fanna che ha la palla, si scontra con Maggiora. Entrambi a terra, ma Fanna è il più malconcio. Furino, Bredi, Bettega. Il passaggio per Virdis che non lo arresta. Mentre ecco anche Prandelli che Trapattoni si appresta a mandare in campo. Chierico, ha successo il suo dribbling su Cabrini, ma il passaggio a Pruzzo è intercettato da Brio. Poi Falcao, ancora Falcao su Pruzzo, due volte Falcao ha servito Pruzzo. Poi è stato fermato il gioco per un fallo di Pruzzo su Scirea. Ed ecco che Prandelli entra al posto di Cabrini, il numero 3 che ce lo dice. È il 24esimo del secondo tempo, seconda sostituzione di Trapattoni. Esce Cabrini ed entra Prandelli. Mentre Gentile passa su Chierico, vedete. Invio di Bonetti, ancora riprende Bonini. Fanna, colpo di testa di Nela, Bredi, ecco Prandelli al suo primo pallone, in lotta con Nela, la palla ha colpito la bandierina, è ancora in campo, Nela e Prandelli, arriva anche Conti ed è calcio d'angolo. La Juventus ha effettuato le due sostituzioni cui ha diritto, ha mandato in campo Fanna al decimo del secondo tempo. Tiro di Furino, poi la palla si chiude fra le maglie della difesa della Roma e interviene prima Tancredi e poi Spinosi. Vi dicevo che Trapattoni ha mandato in campo Fanna al decimo del secondo tempo al posto di Marocchino e adesso al 24esimo Prandelli al posto di Cabrini. Una sostituzione da parte di Lidl è quella di Spinosi, che ha rilevato Marangon dopo 3 minuti di gioco. Pruzzo ha difeso bene la palla, l'ha scambiata con Falcao. Poi c'è un fallo di Brio su Pruzzo, calcio di punizione di Bartolomei, che domenica scorsa ha segnato con un tiro del genere, ha messo la palla con cura a terra, ha chiesto la distanza della barriera. Due calci di punizione nel primo tempo di questo genere di Bartolomei non hanno avuto esito, si sono spenti entrambi sulla barriera nel primo tempo. Questo è il primo che la Roma batte nel secondo tempo. Di Bartolomei, alto sulla traversa.
26esimo minuto la Roma conserva l'1-0 del gol di Falcao segnato al 5° minuto del secondo tempo. Scirea, Bredi, Scirea, Prandelli, Fanna, palla a spiovere di Fanna, ha allontanato Bonetti, colpo di testa ancora di Scirea su Conti, poi Fanna in profondità, scatta Virdis, ha allontanato Turone, Nela alla meglio in un duello aereo, forse toccando anche con la mano nei confronti di Fanna, ma ovviamente era involontario, scatto di Conti che supera Fanna e serve Nela che era in fuorigioco. Anzi no, nel passaggio di Conti a Nela la palla era uscita in faro laterale. Dopo la rimessa in gioco di Scirea, Bonini, Bredi, Fanna, Virdis, tira Virdis e Tancredi controlla la palla che termina sul fondo. Riavviato il gioco Spinosi, colpo di testa di Gentile su Chierico, poi Bredi verso Bonini, intercetta Falcao, riprende Gentile, Scirea in profondità per lo scatto di Prandelli, cross di Prandelli, esce e para Tancredi, su Chierico interviene Gentile in palo laterale. Vediamo che Gentile non lascia a Chierico quella libertà di cui l'ala romanista godeva quando in campo c'era ancora Cabrini. Faro laterale, rimessa in gioco per Virdis, ancora un faro laterale. Da Gentile a Bredi. Prandelli, Brio. Ora Prandelli, Fanna, con la palla a spiovere di Fanna, il colpo di testa di Bettega, poi avanza Scirea, i giocatori della Roma hanno segnalato all'arbitro un fallo di mano di Scirea, l'arbitro non lo ha fischiato, evidentemente ha visto meglio di loro, deviazione di Falcao, cross di Gentile, colpo di testa di Bartolomei, di Scirea spostato all'attacco che si scontra con Conti, colpo di testa di Brio, però raccoglie Maggiora. Conti, colpo di testa di Prandelli, poi di Conti, poi si scontrano Fanna e Maggiora. L'arbitro è per la punizione in favore della Roma, che ha battuto Conti. Falcao era in fuorigioco. Scirea, Virdis, Turone, ha toccato per ultimo Scirea, infatti è una rimessa in gioco per i giallorossi, che a 14 minuti dalla fine conducono per 1-0 sul campo della Juventus. La rimessa in gioco ancora di Spinosi. Ha raccolto Bredi. Ottimo il suo stop. Scirea, che ormai è diventato un attaccante aggiunto. Colpo di testa di Bettega fuori.
movimento sulla panchina della Roma, forse si vuole operare un'altra sostituzione. Nela dice ai suoi che c'è ancora tempo per effettuare la sostituzione, che non viene effettuata. Il rinvio della Roma raccoglie Fanna. Trapattoni ha costituito sulla destra il duo Prandelli-Fanna. Ora ha liberato Falcao, allontana Spinosi. Attacco di Gentile che travolge con una spallata Chierico, che rimane a terra. Calcio di punizione in favore della Roma. Un po' di nervosismo in campo, ma la partita, considerata l'importanza della classifica, è stata sostanzialmente corretta. Acqua fredda sulla fluente chioma di Odoacre Chierico. La partita riprende ed è il 32esimo del secondo tempo. Falcao, Chierico, ha scambiato con Spinosi, ma il passaggio in avanti lo coglie in posizione troppo arretrata. Da Furino a Bredi, sempre in verticale, Bredi su Virdis, Bonini. Prandelli ribatte il cross Nela, il secondo lo ferma Falcao. Il rinvio di Falcao è sospinto ancora in avanti da Furino. Bredi, contro cross di Bredi, colpo di testa di Bettega, mentre sta per tirare Virdi, si allontana Bonetti. Conti perde la palla, circondato da avversari. Prandelli cerca di rilanciarla, deviazione di Conti e calcio d'angolo. Va la bandierina Fanna. Calcio d'angolo è corto, l'ha fermato Conti che ha rinviato per un contropiede di Chierico. Chierico rincorso da Gentile, ma poi è Furino che evita di essere aggirato da Chierico e il pericoloso contropiede giallorosso viene annullato. Riparte la Juventus con Bredi e con Scirea, che vi dicevo è ormai un attaccante a tempo pieno. Alza la palla Bonini, la rimette a terra Fanna, in lotta con Nela, anche con Falcao, che gli annulla la palla con questo passaggio a Conti, che va via molto bene. La forza della Roma in questa partita sono state le ali, Conti e Chierico. Servizio era per Pruzzo, che era in fuorigioco, ha già battuto la punizione Gentile, ma con palla in movimento, deve essere quindi ancora riavviato il gioco. Ecco ora che l'ha battuta Furino. Bredi, Fanna, Bonini, Bredi, Prandelli. Cross di Prandelli deviato ancora in calcio d'angolo. Vi dicevo che Trapattoni, dopo aver subito il gol, ha costruito sulla destra con le due sostituzioni il duo Fanna-Prandelli, che appare il reparto più pericoloso in questa fase della partita, in cui la Juventus attacca cercando di riaddrizzare il risultato. Ha liberato Turone, cerca di tirare Scirea in diagonale, la palla è fuori. Il tiro di Scirea al 35esimo, 10 minuti alla fine, la Roma conserva il vantaggio che dal quinto minuto, cioè da mezz'ora, gli ha dato Falcao dopo un infortunio della difesa bianconera.
D'altra parte però la Roma, malgrado abbia segnato su questa azione favorevole, ha dimostrato di non demeritare il vantaggio. Malgrado la massiccia offensiva della Juventus dopo il gol, si può dire che è andata più vicina la Roma al raddoppio di quanto non sia andata la Juventus al pareggio. La Roma che per ora ha messo due volte e i propri giocatori soli davanti a Zoff. E ancora un calcio d'angolo. L'ha provocato Nela fermando Prandelli. Bredi adesso. Ha liberato Conti ma ha strattonato lo Juventino. Calcio di punizione in favore della Juventus. Bredi, il colpo di testa di Turone, poi parata di Tancredi sul tiro ravvicinato di Virdis. Dopo il colpo di testa dello stesso Virdis, si può dire che questa è l'azione più pericolosa costruita dalla Juventus nel secondo tempo. Parata di Tancredi sul tiro di Virdis. Nuovo calcio d'angolo, respinge a pugno Tancredi, Conti. È venuto in avanti Prandelli. In quella zona del campo ci sono Nela e Conti che riescono a fermare ancora la spinta offensiva dei bianconeri, che si manifesta sempre in questo settore del campo. Ancora rimessa in gioco è di Prandelli. Bredi, Prandelli, Conti, Pruzzo ha scambiato con Conti. Il lancio è per Turone che si spinge in avanti. Affrontato da Bonini, vanno a terra entrambi, Turone protesta, in effetti l'intervento di Bonini, anche se è stato abbastanza deciso, era spalla contro spalla, quindi pensiamo che abbia avuto ragione l'arbitro in questa occasione, che ha anche ammonito Turone per proteste o per simulazione. Riprende il gioco Bredi, in profondità ancora verso Fanna, il gioco si sposta sempre in questa zona del campo, Fanna saltato di Bartolomei, nuovo cross a spiovere, parata di Tancredi. Brio di testa su Pruzzo, Furino, Brio che cambia gioco verso Prandelli. Bredi, in verticale su Virdis, timide dell'area, Fanna, traversone di Fanna, ribatte Turone, riprende Nela, riconquista la palla Fanna. Serve però inavvertitamente Conti, Pruzzo, Di Bartolomei, Bonetti, Chierico, Spinosi, verso Chierico, ancora una fuga di Chierico, sono con lui Gentile e Furino ed è Chierico che mantiene il possesso della palla. Poi va a trovare Di Bartolomei che cambia gioco su Conti, Maggiora, Conti, c'è Bettega in posizione difensiva, Conti manda al centro un pallone, Brio, Falcao perde il primo controllo del pallone, poi cerca di colpire ugualmente la palla, c'è un po' di nervosismo in campo. Furino protesta per l'intervento su Zoff, l'arbitro ha fermato il gioco per fallo sul portiere. Ancora un bel cross di Conti, era forse per Pruzzo,
ma controllato da brio, Bruzzo non è riuscito a prendere il pallone che è capitato sui piedi di Falcao, che ha perso l'attimo prezioso per il tiro. Poi quando ha cercato di rimediare, Zoff è intervenuto e gli ha tolto la palla. C'è stato un piccolo screzio che però non sciupa il quadro generale della partita, che è essenzialmente positivo. Le squadre che vanno per la maggiore hanno onorato senza dubbio il loro impegno. Ecco Prandelli che non riesce a effettuare il cross perché Nela scaraventa la palla ancora in calcio d'angolo. 5 minuti alla fine. Cross ancora di Bredi, il colpo di testa è di Bonetti che allunga la traiettoria della palla, la prende Chierico e l'ha tolta brio. Gentile, nuovo cross di Gentile. Indietro Bettega per Bredi, non riesce a tirare Bredi perché arriva Conti che perfeziona il disimpegno lanciando Pruzzo. Ancora Pruzzo solo verso Zoff. È alto il suo tiro. Pericolosissimo ancora il contropiede della Roma. Il merito è di Conti che ha sbrogliato bene l'area di rigore e poi ha lanciato Pruzzo. Scatto e tiro in corsa di Pruzzo alto sulla traversa. Non si rassegna certo la Juventus che ancora una volta si porta in avanti con questo lancio di Prandelli. Il colpo di testa di Spinosi, raccoglie la palla a Fanna. È intervenuto in vano Falcao, Fanna ancora su Spinosi che in scivolata gli mette la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo di Fanna, la palla è a Gentile che cerca lo spazio per il cross, lo trova. Il colpo di testa è stato di Bonetti, rincorre la palla a Nela con Bettega e Nela la scaraventa in tribuna. Rimessa in gioco di Prandelli. Bredi. Tiro da lontano di Bredi in diagonale sul fondo. Primo piano di De Pasquale dedicato a Bredi, autore di questo tiro, mentre ora Brio e Furino, malinteso fra di loro, e palla in fallo laterale regalata per questa rimessa in gioco che si appresta ad effettuare Pruzzo. Poco più di un minuto alla fine. Di Bartolomei, Falcao che trova libero Maggiora, che fa avanzare Nela, che lascia a Turone. Scatto di Turone. Il tiro è ribattuto da Brio. Di testa Falcao ancora su Chierico. Gentile e Bredi hanno fermato Chierico, poi Bredi serve Virdis che difende bene la palla dall'attacco di Maggiora. Scirea. Fanna. Prandelli cambia gioco, come colpo di testa di Spinosi prima, di Falcao dopo, fermano anche questa azione. Lo scatto è di Chierico, fuori gioco, avete visto scattare il guardalinee con la bandierina in alto, era fuori gioco Pruzzo, battuta già la punizione. Rilancio di Fanna, colpo di testa di Turone, poi di Maggiora, poi allontana Nela, è in vantaggio Fanna. Prandelli verticalizza su Bonini che vince il contrasto con Falcao. Tiro di Bredi è sul fondo in diagonale per una possibile deviazione di Virdis che era però in ritardo e sta scadendo il tempo regolamentare.
Va via Conti, ma ha commesso fallo su Brio. Quindi c'è il calcio di punizione, battuto da Brandelli su Gentile, ed è il fischio finale del signor Casarin. Risultato a Torino, la Roma batte la Juventus e riapre il campionato. Signore e signori, buonasera.